Buongiorno Daido. Amazon è solo l'ultima delle big tech ad aver annunciato layoff con il più grande della sua storia perché si dice sia pronta a lasciare a casa 10.000 dipendenti. E pare che una delle ragioni dietro questo enorme taglio siano i profitti della divisione Alexa, o meglio, le perdite. Secondo Business Insider, infatti, Alexa nei suoi 10 anni di vita non è mai riuscita a generare profitto. La divisione Alexa è parte del più grande gruppo Worldwide Digital insieme ad Amazon Prime. E questo gruppo ha perso 3 miliardi di dollari nel primo quarto del 2022, con la grande maggioranza delle perdite attribuite ad Alexa. A quanto pare questo rappresenta il doppio delle perdite di ogni altra divisione, e il report continua affermando che il team hardware di Alexa è in un trend che lo porterà a perdere 10 miliardi di dollari quest'anno. Il report di Business Insider prosegue parlando con alcuni dipendenti o ex dipendenti della divisione che descrivono come la situazione sia di piena crisi, con ogni piano di monetizzare Alexa miseramente fallito, un colossale fallimento di immaginazione e un'opportunità sprecata, queste le parole dei dipendenti. E i layoff previsti per questo mese sono il risultato di anni in cui Alexa è stato un problema per Amazon, con l'ex CEO Jeff Bezos che lo trattava però come un cucciolo da proteggere, mentre l'attuale CEO Andy Jassy non sembra avere gli stessi sentimenti. E se forse è vero che i device sono spesso tra le cose più vendute su Amazon, la maggior parte di questi viene però venduta in perdita, perché l'idea era di monetizzare l'uso del device, non l'acquisto. E il problema è che questo non è mai avvenuto. La gente non compra cose attraverso Alexa, perché pochissimi si fidano di spendere dei soldi senza vedere le immagini del prodotto o leggere le recensioni, e la maggior parte dell'uso di Alexa si limita a riproduzioni di musica o sentire le previsioni del meteo, cosa che peraltro produce un ulteriore costo per Amazon. E in questo scenario devastante di perdite continue, di layoff e di mancanza di visione per il futuro, l'unica innovazione, ormai più di un anno fa, è stato il robot Astro, che in pratica è un Emilio con un eco sulla testa. Emilio è meglio! In chiusura, il ministro dell'Educazione Nazionale francese e della Gioventù, Pap Ndiaye, ha detto che le versioni gratuite di Microsoft Office 365 e di Google Workspace non dovrebbero essere utilizzate nelle scuole francesi. E questo in risposta a una lettera di Philippe Latombe, che è membro del partito Mouvement Démocrate e dell'Assemblea Nazionale del Parlamento francese, in cui faceva notare che le versioni gratuite dei software fanno concorrenza sleale perché penalizzano altri software. E inoltre che c'è un problema di sovranità dei dati, perché i dati personali stanno su cloud americani. Su quest'ultimo punto, il ministro Ndiaye ha affermato che Office 365 e Workspace non proteggono i dati di aziende e cittadini francesi e non rispettano la dottrina francese del cloud al centro e quella europea del GDPR, chiedendo quindi di bloccare la diffusione di entrambe le suite nelle scuole. E ora saranno gli enti locali a dover fornire alle scuole delle soluzioni alternative e rispettose delle direttive nazionali e europee. E questo era pure tutto. Quindi grazie per avermi seguito anche oggi, buon weekend e alla prossima. Ciao!